direi che a un certo punto si è vista anche un po' di stanchezza, insomma si è vista su qualche situazione strana dove c'era da correre, dove c'era, ho visto un po' di stanchezza, però penso che Mauro abbia voluto appunto anche far giocare chi aveva giocato meno, proprio perché queste partite servivano per entrare in ritmo, altrimenti direi che siamo un gruppo, come è stato insomma dimostrato da Mauro, avendo fatto giocare tutti, ruotando tanti giocatori nel corso di questa World League, e quindi dobbiamo anche giocare da gruppo. Non dimentichiamoci che non c'era una squadra che vinceva, una squadra che perdeva. È successo insomma che la prima parte sia stata molto buona, la seconda un po' meno, ma anche in situazioni particolari, ma siamo un gruppo, quindi chi entra insomma può anche entrare per vincere la partita, e insomma dobbiamo ragionare così, che siamo una buona squadra di 12 giocatori e insomma ognuno può dare il suo contributo, non siamo un sestetto da cui tassi sempre cose stratosferiche. Una Super Final Six, perché il livello è altissimo, forse più di quello dell'anno scorso, mi viene da dire, ma noi sicuramente vogliamo arrivare fino alla fine. È chiaro che bisogna giocare bene, non bisogna dare le cose per scontate, bisogna rimanere coi piedi per terra, lavorare anche questa settimana per migliorare, perché comunque abbiamo una decina di giorni, no forse meno, una settimana di preparazione, e va scontata insomma, perché se perdiamo evidentemente perché non riusciamo a giocare bene come vorremmo. Poi insomma quella sicurezza che abbiamo dimostrato, perché avevamo, sembra che c'è un prima e un dopo, non c'è, ci sono delle partite che vinci, sono delle partite che perdi, niente di più, l'abbiamo dimostrato tante volte, non va persa, e anche quando le cose non si mettono benissimo bisogna rimanere insomma belli tosti, e prima o poi la partita la vinciamo. Questa World League ha veramente dimostrato tanto affetto, e a Firenze credo anche, perché è un evento importante, perché la città ha sempre risposto veramente presente alle partite della nazionale. E ci aspettiamo ovviamente di arrivare fino al weekend, perché sappiamo anche che là tanta gente ci sarà e verrà più facilmente che nel metà settimana. Ovviamente vogliamo dare una grande soddisfazione al pubblico, anche a noi stessi, non sarà facile, avete visto, le squadre sono fortissime e motivate. Questo Brasile secondo me era anche veramente molto motivato in questo weekend e hanno giocato molto molto bene, tanto meglio di quanto avessero fatto in Brasile, ed è anche per questo che sono arrivate due sconfitte dopo due vittorie in Brasile.